Eccoci in questa nuova puntata di Primo Canile, in questo caso siamo all'Acquario di Genova, dove andiamo a scoprire i pinguini che sono qui dietro di me, ma non solo, anche squali e tanto altro. Rimanete con noi. Eccoci all'interno della biosfera, siamo con Claudia Mori, la responsabile della biosfera. Intanto raccontaci quanti animali ci sono qui dentro. Ci sono più di 7 specie di uccelli, ne abbiamo un esemplare qua davanti a noi, un cacatua delle Molucche che si chiama Dust, di 27 anni. Poi abbiamo 4 ibis scarlatto, vedremo anche un nido, adesso è il periodo della riproduzione. C'è una coppia di storno superbo, dei piccoli diamanti mandarino, poi piano piano magari li vedremo, una tartaruga, degli insetti stecco e poi i pesci. Quindi sono tanti animali che vivono in questo habitat. Da mantenere chiaramente ci vuole del lavoro. Cosa sono le principali attività che si fanno qui dentro? La manutenzione delle piante, dalla semplice innaffiatura alla diciamo che togliamo le foglie gialle, proprio tutta la manutenzione, la gestione degli animali, la pulizia dei laghetti, un po' tutto. Ci occupiamo di tutto e anche della cassa e della didattica a scuole, gruppi e ai singoli visitatori. Dust, che lo sentite qui che sta un po' dando il meglio di sé, ecco. Che animale è? Perché è intanto un uccello particolare. Pappagallo, che è, diciamo che è un uccello particolare. È un cacatua delle Molucche. Le Molucche sono isole vicino all'Australia. Adesso ci segue e si lamenta perché vuole che gli faccia fare degli esercizi. Quindi è per quello che urla. Dust, vai sul ramo, dai. Perché facciamoglieli fare, anzi facciamo, adesso noi ci spostiamo perché andiamo proprio a farglieli fare questi esercizi, perché Dust è appunto abituato e li pretende proprio. Sì, è il modo che ha di interagire con noi, cioè lo teniamo occupato facendogli fare degli esercizi per intrattenerlo, perché è un animale molto intelligente, quindi ha bisogno di fare cose, di tenere comunque in esercizio anche mente e corpo. Diciamo che è l'animale più impegnativo qui dentro. È l'animale più impegnativo proprio perché è quello più intelligente, sì. Ha un'intelligenza paragonabile a un bambino di 3-4 anni, nel bene e nel male, perché tutti gli animali intelligenti poi hanno bisogno di tante attenzioni da parte nostra, e quindi adesso gli chiediamo di fare una capriola. Dust, capriola, bravo. Capriola. Non solo. Dai, ancora, bravissimo. Lo fai anche girare su se stesso. Vieni qua, Dust, dai. Bravo, fai vedere come giri. Gira. Bravo, bravissimo. Gira. Bravo, bravo, bravo. Gira. Ok, batti 5. Bravo. Poi naturalmente si aspetta la ricompensa. Bravo. Che è una mandorla. È un pezzo di mandorla, sì. Eccoci all'interno dell'Acquario di Genova, in questo caso siamo proprio sopra alla vasca degli squali, siamo con Monica Arciricciello che è acquarista del settore mediterraneo. Come potete vedere vicino a noi ci sono proprio gli squali che sono all'interno dell'Acquario di Genova, però andiamo a farci spiegare bene intanto chi vive dentro a questa vasca, ma soprattutto cosa stiamo facendo, perché come potete vedere non è che siamo qui a far nulla. Monica. Allora, in questa vasca vivono 4 squali grigi, 2 squali zebra, uno è questo qui che sta venendo su, 3 squali nutrice, 2 pesci sega e poi pesci ossei, ricciole, saraghi ed è quelle specie di tonnetti. Cosa stiamo facendo? Li stiamo cibando. Noi solitamente li cibiamo 3 volte alla settimana. Ogni volta che li cibiamo, cibiamo con un cibo diverso, quindi il lunedì li cibiamo col calamaro, il mercoledì sgombro o aringa e il venerdì nasello, per dargli un apporto calorico sempre differente. Quindi andiamo da un pesce magro a oggi che è un pesce molto grasso. E loro vengono
adesso sono abbastanza bravi che ne arriva uno per uno. Con questa pinza vado a prendere il pesce e glielo metto davanti alla bocca e loro, in questo caso i nutrice, lo succhiano. Adesso poi vedremo come mangiano i grigi. Perché Monica non si rilascia un po' di pesce? Cioè, ci sono delle motivazioni chiaramente? Il pesce lo rilascio dopo per poter, così mangiano le ricciole e i pesci sega. Prima però preferisco dargliene uno a ogni squalo che viene qui allo skimmer, così almeno so il quantitativo che ogni esemplare mangia, perché comunque abbiamo una dieta equilibrata da seguire. Ci sono anche esemplari magari un po' più grandi, un po' più piccoli? Allora, abbiamo qui in questo momento non ci sono cuccioli, ma abbiamo soltanto, diciamo, animali di una certa età. Abbiamo addirittura uno squalo grigio che si chiama 9, che non si è ancora presentata, che è lo squalo più anziano in cattività in Europa. Si presume che abbia sui 50-55 anni e non sappiamo in natura quanto possa vivere, perché comunque è completamente diversa la vita di uno squalo in natura, perché ci può essere la pesca, ci può essere un predatore, quindi effettivamente in natura non si sa quanto viva una squalo. E qui 9 è da 50 anni che è qui con noi, è da quando ha aperto l'acquario che è presente qua con noi in questa vasca. Una vera e propria mascotte, ma non solo, perché in questa vasca c'è anche un'altra storia, un po' particolare. È Pacal, che è uno squalo nutrice, è il maschietto dei nutrice, che è venuto poco fa, che l'ho cibato. Praticamente questo squalo è stato salvato da una pizzeria, perché lo lasciavano in una vasca, è molto piccola, quindi lui nell'età dello sviluppo era in questa vasca e è rimasto abbastanza contenuto. E poi l'abbiamo preso noi, adesso è felice con due femminucce. Quindi sicuramente ora davvero è felice. E quanto dura più o meno questo processo, questa attività? Di cibatura? Dipende a seconda di quanto hanno fame loro. Può andare da un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora, tre quarti d'ora, dipende dalla loro fame, che non è sempre uguale. Ci sono giorni che li aspetti e non arriva nessuno, e invece, come vedi adesso, è questo qua Pacal, è lui che abbiamo preso dalla pizzeria. E non solo, adesso perdonami il termine non corretto, le razze... Non sono razze, ma sono dei trigoni. E a differenza delle razze che abbiamo di là nel padiglione blu, loro hanno degli aculei all'inizio della coda. È questa qua, questa qua è una dei trigoni, che sono un po' pericolose per l'uomo. Come mangiano loro? Loro mangiano o sul fondo, oppure vengono quando sanno che sto cibando, vengono qui in superficie. Ah, c'è Paperino. Anche Paperino ha un nome particolare. Paperino perché ha il muso un po' all'insù. Si è distratta e una ricciola si è presa il cibo di Alba. Perché ogni squalo ha il nome. Quindi, a parte 9, che appunto è qui da quando è stato aperto l'acquario, prima davano i numeri, adesso quando da un po' di anni che invece noi abbiamo dato i nomi. Quindi lei è Alba, lui è il maschio di pesce sega, che hanno due nomi un po' genovesi, uno si chiama Picagette e l'altro Mandillu, però continuiamo a dire maschio e femmina, così facciamo prima. Questa è una ricciola, il capobranco delle ricciole, è tremenda. È la più grossa anche. La più grossa, sì, esatto. Lui è Paperino. Ce l'ha fatta a mangiare, a bagnarci tutto. Però almeno ce l'ha fatta a mangiare. Ok. Lei è Chanel. Questa ricciola è terribile, veramente. Tremenda. Questa è Chanel.
Ok, Chanel perché ne arriva dalla Francia ed è la più perfetta degli squali, un po' tutta sciantosa. Quindi il nome si addice. Esatto, esatto. Qual è la parte più difficile di fare questo lavoro? Ma innanzitutto cercare di, che poi non è difficile, comunque di considerare tutti gli animali come fossero tuoi, nel senso come ti prendi cura del proprio animale domestico, io mi prendo cura di loro, addirittura è perché ci siete voi, sennò io ci parlo anche come fosse il mio cane, nel senso... Cosa gli dici, dai? Ragazzi, è arrivata la mamma. Vabbè, giustamente se tu 3 volte alla settimana devi farti questo lavoro, perché comunque non è semplice, siamo pure su passerelle sospese sopra l'acqua, quindi comunque devo dire la verità, per uno che ha le vertigini, io in questo caso, non è semplicissimo, però come potete vedere... Questa è Alba, come potete vedere è un lavoro che richiede tempo ma soprattutto anche capacità, perché tu hai detto che è semplice ma ti dico da fuori non sembra assolutamente semplice. Lo faccio anche da tanti anni, è dal 99 che lavoro qui in acquario, quindi forse l'esperienza mi sembra che sia un lavoro semplice, poi effettivamente come tutti i lavori penso che anche il lavoro della segretaria all'inizio sia difficile poi. Grazie, grazie mille, ecco perché stavo, grazie mille Monica. Quella è l'esemplare più anziano, adesso non arriva, però 99 su 100 riusciremo a farla mangiare quando lancio gli altri pesci. Quindi aspetteremo il lancio degli altri pesci, perché appunto è un'attività che si compone in 2 fasi, intanto però vi lascio a Monica e i suoi squali che stanno mangiando. Nella nuova sala dell'acquario di Genova dedicata alle aree marine protette siamo con Stefano Angelini dei servizi educativi dell'acquario e andiamo proprio a capire intanto che cos'è un'area marina protetta. Un'area marina protetta è un'area di tutela dell'ambiente non soltanto marino e sottomarino ma anche dell'ambiente costiero, sono zone di interesse sia naturalistico che anche dal punto di vista delle economie locali e quindi grazie a degli interventi studiati dal Ministero e dagli esperti del settore, dalle università, vengono posti sotto tutela. E in questa sala che è stata inaugurata poco fa, cosa possiamo trovare proprio per la dimostrazione di queste aree marine protette che sono anche in Liguria? Beh, intanto l'acquario, una delle nostre funzioni principali è quella proprio di portare a conoscenza di tutti, no? della popolazione, dei nostri visitatori, l'esistenza di queste aree, di questi importanti luoghi di tutela ambientale. In Liguria ne abbiamo 3 in particolare di carattere nazionale, che sono l'area marina protetta delle 5 Terre, quella di Portofino e quella dell'isola di Bergeggi, uniti altri 2 siti di interesse che sono Porto Venere e Capomortola, agli estremi della nostra Liguria. E quindi la funzione di questa stanza, di questa area, è proprio quella di informare su queste aree, su questi parchi e sulla loro importanza, sulla importanza che tutti dobbiamo mettere nel preservare i nostri ambienti. E qui proprio dietro di noi c'è una webcam che guarda al mare, cioè dentro al mare di un'area marina protetta, quella di Bergeggi. È vero, quella alle nostre spalle è un occhio proprio direttamente in fondo al mare, no? L'area marina di Bergeggi, grazie alla collaborazione con loro, ha installato questa webcam subacquea che in diretta live ci dà informazione su quello che è il passaggio di ogni momento, di ogni istante in questo punto del fondale. È una webcam che è anche visibile poi live da chiunque, insomma si possa collegare col sito. Quali sono stati i momenti più divertenti di questa webcam da quando è stata installata qui?
Ma ora non è tanto che l'abbiamo installata, c'è stato anche mare grosso in questi giorni, quindi non è stato facilissimo, la visibilità tuttora non è delle migliori, poi d'estate diventerà molto più facile vedere gli animali di passaggio, però è vero che ogni tanto c'è un branco di castagnole che staziona lì e ogni tanto curiosamente ci guarda, ma pesci di passaggio tipo un dentice che è passato l'altro giorno, ha dato una morsicata, un'assaggiata alla webcam, c'è stato, insomma. Momenti divertenti, curiosi. Esattamente, momenti divertenti. Ringraziamo Stefano Angelini e appunto qui all'interno dell'Acquario di Genova la nuova area dedicata alle aree marine protette. Eccoci proprio a parlare di pinguini, siamo con Maurizio Capriolo per andare a scoprire cosa stiamo facendo ora, perché questo è un momento molto particolare, non solo per chi viene a vedere i pinguini dalla vasca, qua siamo sopra e andiamo a dargli da mangiare. Cosa sta succedendo? Allora, questo è il secondo pasto della giornata. Come hai fatto prima, li hai chiamati, sono venuti qui in questa zona della vasca, che per loro è un'estensione del territorio, non è niente di nuovo, quindi tutti i giorni loro escono almeno un paio di volte al giorno. Insieme al mio collega Stefano Pelle stiamo adesso cibandoli e ognuno è caratterizzato da una fascetta colorata. In realtà non li conosciamo per nome, adesso sotto c'è l'edicocca, lì abbiamo crucco, abbiamo ana. Stefano sta facendo anche un'operazione in più, sta pesando anche i pinguini, quindi è una giornata in cui registriamo il peso, perché questo è importante per definire la dieta per la settimana successiva. Quindi dato che questa vasca è soggetta a una variazione di temperatura durante l'anno e anche di illuminazione, dove creiamo una stagionalità, a seconda della stagione i pinguini devono rimanere un certo range di peso. Quindi a fine periodo confrontiamo i dati con la settimana scorsa e capiamo se diminuire un pesciolino o aumentare uno o due pesciolini, e quindi decidiamo la dieta per la settimana successiva insieme ai veterinari. Lui è Kowalski, è stato il primo papua nato in Italia ed è stata un po' una nostra soddisfazione, ecco, l'abbiamo visto proprio crescere ed è un bel vitellino, perché lui siamo intorno ai 7 kg e la fase prima della muta, dove non abbiamo una dieta, loro mangiano tutto quello che possono mangiare perché devono mettere su massa grassa. Kowalski è arrivato a pesare 9,2 kg, quindi era una pallina che arrivava qui insieme a noi. Cosa mangiano i pinguini? Adesso vediamo, ma... Adesso abbiamo due tipi di pesci, se Stefano ci fa vedere, scusa, quello è il caplin, sono pesci del mare del nord, e poi ne abbiamo uno più grosso che è una ringa. Tutto il pesce che arriva è pesce surgelato, che per un motivo sanitario deve arrivare a una certa temperatura, quindi per essere sicuri che non ci siano problemi anche nella catena del freddo. Comunque quando arriva il pesce viene preso un campione per fare sia l'analisi delle batteriologiche sia l'analisi delle chilocalorie. Questo è importante perché lo stesso chilo di pesce pescato in estate o in inverno può avere un potere calorico diverso. Di conseguenza noi diamo una dieta in realtà non in base al numero di pesce, ma in base alle chilocalorie che il pesce produce a seconda del lotto che siamo andati a prendere. Quindi tutti a fine giornata, tutti i giorni inseriamo i dati che sta prendendo Stefano nel nostro report quotidiano e abbiamo tutto uno storico di dati dove per fare riferimento, per tenerli sempre al meglio. Che tipo di animale è il pinguino? Perché anche questa cosa che bisogna dargli l'ordine, diciamo, andiamo per farli uscire dalla vasca, cioè sono animali particolarmente intelligenti. Diciamo allora, non è proprio un ordine, ne abbiamo creato, quando abbiamo iniziato a lavorare con loro mangiavano tutti dentro la vasca con una confusione, ti arrivavano 25-30 pinguini tutti assieme e risultava un po' caotico poi nel andare a capire ogni singolo pinguino le esigenze. Quindi abbiamo iniziato un lavoro che è durato, non è mai un lavoro che finisce, ma è un lavoro sempre in continuo. E in 3 anni di lavoro siamo riusciti a portarli su in questa parte della vasca, dove possiamo dividere i due gruppi di pinguini, perché questi sono in Papua, e poi dall'altro lato andremo a cibare i magellani, quindi abbiamo diviso le due colonie e ogni pinguino possiamo poi annotare ogni singolo dato. Là c'è Pupillona, che dicevo, l'altra vecchietta dell'acquario. Quanti anni ha? Adesso Pupillona è del 96, giusto? Del 96. Esatto, come le nonne incominciamo a perdere un po' i nomi, le date, perché noi facciamo parte di un progetto europeo
dove ogni pinguino che nasce viene messo in questa banca dati. È importante perché quando raggiungiamo un certo numero di pinguini non possiamo affollare di conseguenza la vasca. Quindi c'è un coordinatore europeo dove noi diciamo i pinguini disponibili tra il trasferimento insieme alle altre strutture vengono assegnati i pinguini. È importante però sapere chi sono i genitori, perché se noi diamo un fratello o una sorella in un'altra struttura dove già abbiamo dato i pinguini, bisogna mantenere sempre un filo genetico importante in modo da non creare incroci indesiderati, ecco. Questa è la stagione degli accoppiamenti, che è una stagione un po' particolare, perché ci sono dei riti che i pinguini hanno e che seguono appunto per poi accoppiarsi. Sì, esatto. Nel giorno di San Valentino, intorno a quei giorni lì, cominciamo a mettere delle pietre all'interno della vasca, sono dei ciottoli, stiamo parlando adesso dei Papua, e loro iniziano a raccogliere i ciottoli e a creare il nido per il proprio compagno o la compagna. Quindi iniziano a costruire questi nidi, dove poi portano la compagna e iniziano questi rituali di corteggiamento, di inchini che fanno, di difesa anche del territorio. E poi da lì inizia tutta la stagione, poi nascono le uova, i piccoli e tutta la stagione che ne segue. I Papua non sono molto monogami come nella figura del pinguino, qui sì, come si diceva prima, potrebbe essere una storia stile Beautiful, da un anno all'altro è sempre imprevedibile. I Magellani invece, l'altro tipo di pinguini, invece ci sono delle coppie fisse, difatti abbiamo Romeo e Giulietta, Sandra e Raimondo, che sono coppie storiche che invece sono tutti gli anni ma tutto l'anno legati tra di loro. Grazie, grazie mille Maurizio. Quindi questi erano i Papua, che sono tutti qua in fila, in ordine, che aspettano il loro pesce. Grazie mille. Un'altra puntata di Primo Canile giunge al termine, ovviamente la potremo replicare presto. Inviateci i vostri amici a quattro zampe al 347-676-6291 e a primocanile@primocanale.it. Ma a proposito di cuccioli, quali sono i cuccioli che questa settimana cercano casa? Lo scopriamo subito con la nostra Aurora Bottino. Eccoci dal rifugio Sherwood per la nostra rubrica dedicata agli animali in adozione. In questo caso parliamo di un cane bianco molto bello che si chiama Ice. Che cane è? Allora, Ice è un simil pastore svizzero di 2 anni, è un po' un timidone, però è anche lui molto coccolone e molto dolce. Ovviamente avrebbe bisogno di una persona che sappia trasmettergli un po' della sua sicurezza, un po' di fiducia, e non cerca una casa con giardino perché è un grande arrampicatore. Quindi c'è il rischio evasione, ecco. Esatto, anche in città un po' a disagio ci vorrebbe qualcuno che appunto non abbia un giardino, magari abiti un po' più in periferia e che abbia voglia di aiutarlo a superare poi le sue difficoltà, perché comunque è un cane molto intelligente e molto riferito alla persona, quindi sicuramente insieme si possono fare delle belle cose. Perfetto, quindi questa era l'identikit di Ice che vi aspetta qua al Rifugio Sherwood.